A tutti buonasera dal TG Prato, allarme terrorismo, da sabato prossimo tornano i militari a Prato, avranno il compito di presidiare stazioni ferroviarie e luoghi di culto. Sentite Claudio Vannacci. Tornano i militari a Prato a poche settimane dalla decisione di interrompere i pattugliamenti misti tra esercito e forze dell'ordine, arriva il dietrofronte del governo. Così da sabato 14 marzo saranno nuovamente in città 30 militari, 4 in più rispetto al passato. L'annuncio ufficiale è arrivato stamani dalla prefettura, è stata quindi accolta la richiesta di prorogare il piano di impiego del contingente militare per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. Il provvedimento, firmato dai ministri dell'Interno e della Difesa, rientra nell'ambito del decreto relativo a straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto al terrorismo e ha riguardato 30 città, tra cui in Toscana, Firenze, Lucca e Livorno, oltre naturalmente a Prato. I 30 militari resteranno fino al 30 giugno prossimo. Stamani in prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha definito le modalità di impiego dei militari, destinandoli al controllo di alcuni obiettivi sensibili. Non più quindi pattugliamenti in strada. 6 pattuglie saranno destinate nell'arco delle 24 ore al controllo delle stazioni ferroviarie e dei principali luoghi di culto ed opereranno con un mezzo mobile dell'esercito collegato con le forze di polizia lungo percorsi prestabiliti. Cambiamo argomento, parliamo dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. I comitati hanno ricevuto posta dalla Commissione europea che ha detto che non sono possibili finanziamenti statali né aiuti di Stato. Sentite. Il nuovo aeroporto di Firenze deve fare i conti anche con la Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea. Rispondendo alle osservazioni inviate dal coordinamento dei comitati contrari al nuovo scalo fiorentino, la Commissione ha introdotto 3 nuovi elementi che rappresentano ulteriori ostacoli ai piani del Governo. Il primo, l'aeroporto di Firenze non ha i requisiti per ottenere finanziamenti pubblici o aiuti di Stato. Un sigillo per Ceralacca, anche in considerazione del fatto che il Governo ha più volte ribadito che i soldi per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali dovranno essere erogati nel rispetto del regolamento europeo. Il ministro Lupi o chi di competenza ci dovrebbero dire da dove arrivano i 50 milioni dello Sblocca Italia e i successivi 100 milioni promessi dallo stesso ministro Lupi al sindaco di Pisa Filippeschi. C'è la possibilità che questi aiuti vengano riconosciuti come aiuti di Stato non conformi quindi di concorrenza sleale. Altro elemento, la classificazione dell'aeroporto di Firenze. Aeroporto non strategico e quindi non capiamo come il ministro Lupi lo possa inserire a sua volta strategico. Terzo elemento, l'Europa ha fatto sapere che le competenze tecniche aeroportuali spettano all'ENAC e all'ente sovranazionale europeo. Che ha già preso contezza della situazione. Insomma, è ancora battaglia, una battaglia che sempre più punta su un piano puramente tecnico e ben più complesso sul quale il coordinamento dei comitati contro l'aeroporto mostra di muoversi con assoluta disinvoltura. A livello locale la questione è a un punto di rottura, forte la bordata al sindaco di Prato. Quando un sindaco non ottempera a quello che il Consiglio Comunale all'unanimità gli ha conferito come mandato e quindi effettuare uno studio di impatto ambientale parallelo da portare alla conferenza dei servizi nazionale, se nella delibera del Consiglio Comunale c'è scritto un ente multidisciplinare di provata esperienza internazionale, terzo, non locale, e mi viene proposto un tecnico del comune, che cosa si deve dire a un sindaco? Mattina di paura e di apprensione a Prato e a Montemurlo per 2 falsi allarme che hanno provocato l'evacuazione della sede di Via del Romito della Camera di Commercio e del Parco di Villa Giamari con annessa biblioteca e ludoteca. Alla Camera di Commercio è entrato in funzione il sistema antincendio che ha inondato corridoi e stanze di gas estinguente. L'edificio è stato evacuato ma i vigili del fuoco hanno appurato che non c'erano fiamme ma solo appunto il malfunzionamento dell'impianto.
pianto. Invece a Villa Giamari un dipendente che stava controllando le piante abbattute dal vento dei giorni scorsi ha notato un oggetto che poteva assomigliare a una mina antiuomo. Subito è scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, i carabinieri, che hanno accertato che non si trattava di un ordigno ma di una dinamo di un vecchio motorino elettrico buttata nel giardino non si sa da chi. Frantumazione, inerti è uno degli argomenti di attualità in città nelle ultime settimane. Ieri sera c'è stata un'assemblea pubblica a Casale, è il caso di dire davvero molto infuocata, ed è scontro tra il comitato locale e il comune. Casale non ci sta e come in passato Viaccia e di recente Iolo si ribella al comune, dice no a un'area destinata alla lavorazione degli inerti. Infuocata assemblea pubblica ieri sera nei locali della parrocchia, un centinaio di residenti ai quali si sono uniti i rappresentanti dei comitati di Iolo e di San Giorgio a Colonica ha partecipato all'incontro con l'assessore all'urbanistica Barberis. Un confronto molto acceso con una serie di accuse rivolte al comune, come quella di aver tenuto nascosta l'intenzione di trasformare un'area agricola della frazione in un sito per la frantumazione dei materiali provenienti da scavi e demolizioni. Accuse anche al PD, a cui sono stati rinfacciati tanti voti alle ultime elezioni. PD rappresentato ieri sera dal segretario provinciale Gabriele Bosi e da un paio di consiglieri comunali, tra cui Gabriele Alberti, che a Casale è vicepresidente del Circolo Arci. Non abbiamo nulla contro questo tipo di attività, perché noi siamo quelli fautori del riciclo, tutto, però questo tipo di attività va fatta in luoghi che siano preposti per questo e non vicino alle case. Che cosa vi aspettate dal comune? Noi ci aspettiamo solamente che il comune pensi alla salute dei cittadini. La vicenda si trascina da tempo e negli anni, senza mai arrivare a una soluzione, ha interessato varie zone della città. In tutta la provincia di Prato non esiste un'area idonea sotto il profilo urbanistico a ospitare attività di frantumazione inerti, una lacuna che costringe le aziende del territorio a lavorare attraverso autorizzazioni temporanee via via rinnovate su terreni che hanno una destinazione urbanistica diversa. Inutili le spiegazioni e gli impegni del comune, compreso quello di poter chiedere alle aziende di svolgere le lavorazioni al chiuso per evitare la dispersione delle polveri. Ma questa è davvero un'area idonea ad ospitare un impianto di questo genere? Tutti gli enti coinvolti, quindi ASL, ARPAT, autorità di bacino, soprintendenza, eccetera, hanno espresso i loro pareri. Da queste tre conferenze dei servizi sono emerse queste due aree come le più idonee. Chiaramente ci appelleremo alle leggi, perché ci sono delle normative ben precise che devono essere rispettate, per cui noi ci appelleremo in tutte le sedi preposte per poter portare avanti queste nostre rivendicazioni. Un cinese di 50 anni è finito al pronto soccorso dopo essere stato aggredito e rapinato da quattro maghrebini. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 20 di ieri lungo il cavalcavia di Via dei Fossi all'incrocio con Via Cava. L'uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato accerchiato dai quattro malviventi che lo hanno colpito con una spranga di ferro. Una volta a terra il cinese è stato rapinato del telefono cellulare, del portafogli che conteneva circa 70 euro e anche della bicicletta. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118, trasportato al nuovo ospedale di Prato. Qui è arrivata anche una pattuglia della polizia che ha raccolto la sua testimonianza e la sua denuncia. I medici hanno riscontrato varie ferite che sono state giudicate guaribili in 20 giorni. Ancora la cronaca, sigilli a un bar-ristorante di via Pistoiese gestito da un cinese. Il provvedimento è stato preso dalla Polizia Municipale al termine di un controllo. Gli agenti durante l'ispezione hanno accertato che l'esercizio effettuava attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti senza però aver effettuato la notifica sanitaria all'autorità. L'attività è stata così sanzionata con 3.000 euro di multa, mentre il locale, le merci e le attrezzature sono state sequestrate. Saldi e tempo di bilanci, si sono da poco conclusi quelli invernali e beh, c'è una certa fiducia nella ripresa. Giulia Raffanelli. Non si parla di ripresa, ma di ripresina. Non sarà molto, ma per la Confesercenti è comunque un segnale incoraggiante rispetto al passato, almeno stando alle vendite del comparto moda durante il periodo dei saldi invernali. Iniziati il 3 gennaio e terminati il 3 marzo, a Prato e in provincia si sono chiusi con un bilancio con il segno positivo, più 5% rispetto allo scorso anno.
soddisfatti gli operatori economici, le GRIF i veri motori trainanti per il commercio dei capi di abbigliamento, bene però anche la vendita di abbigliamento sportivo, calzature e capi pesanti, maglieria e giacche. Si può sicuramente parlare di saldi in ripresina, ha commentato Massimo Bettazzi, presidente provinciale della Federazione Moda della Confesercenti, nel senso che il consumatore, seppure a fatica, sta cercando di recuperare un minimo di fiducia nell'immediato futuro e il trend economico degli ultimi anni sembra poter finalmente cambiare rotta. Il 2015 potrebbe essere l'anno della svolta. Una svolta che i prezzi a ribasso potrebbero aiutare a stabilizzare. Certo, sarà necessaria la massima correttezza soprattutto tra gli esercenti. Bettazzi infatti ribadisce l'importanza di un controllo per evitare la concorrenza sleale di chi, per esempio, anticipa i saldi di fine stagione. Altra proposta di Confesercenti è aspettare